Buonasera a tutti amici di Radio Eco e benvenuti nella seconda puntata della quarta stagione di Tech.Eco, il salotto tecnologico di Radio Eco. Io sono Pietro Tempesti e si parte con questa nuova puntata. Prima di iniziare partiamo con, diciamo, le informazioni di rito, quindi siamo su Radio Eco, twitch.tv/radioeco e abbiamo tanti profili social in cui potete seguire tutto quello che facciamo. A partire dai profili Instagram e TikTok, a me vedere Alessio e Matte in chat mi ricorda sempre questa cosa. Profili Instagram e TikTok, Radio Eco _Unip, abbiamo un bellissimo sito che si chiama radio-eco.it dove trovate articoli, blog, qualsiasi cosa sia di vostro interesse. Abbiamo un canale YouTube su cui ritrovate tutte le puntate dei vostri programmi preferiti, ovvero Radio Eco Unip, tutto maiuscolo, urlato, stampato nelle vostre orecchie. Ma vediamo di cosa parlare oggi in questa oretta in compagnia. Come vedete oggi sono da solo, perché doveva esserci un interessantissimo talk su Lucca Comics, ma questo talk è stato rimandato a data da destinarsi. Alessio e Francesco mi verranno a trovare prima o poi, quando meno se lo aspettano. Li coglierò in fallo e saranno qui. Ma oggi facciamo un giro a Lucca Comics, lo faremo uguale, lo farete solo con me, quindi con la mia esperienza di Lucca Comics, e poi parleremo di un gioco che ho provato a Lucca Comics, che è Mario & Rabbids Sparks of Hope. Ho scelto questo gioco perché, secondo me, prima di tutto perché è un gioco italiano, ed è giusto dare credito ai giochi italiani, anche se è pubblicato da Ubisoft, Ubisoft Milan. E parleremo chiaramente di God of War. God of War anche perché è interessante l'argomento cross-gen per God of War, ovvero uscito God of War Ragnarok su due console, PS5 e PS4. Il gioco gira splendidamente su entrambe e questo è il grande merito di Sony dell'essere riuscito a tirare fuori un prodotto splendido per una piattaforma che comincia ad avere la sua età, la veneranda età di 9 anni, se non ho sbagliato i conti. Queste sono le il menu del giorno e iniziamo quindi con Lucca Comics. Adesso intanto fatemi sapere se io dovrei avere la chat aperta un attimo, che qui eccoci, ma accomodatevi pure nella chat. Allora, intanto pronostico Verona-Juventus, io non guferò e dirò che il Verona vincerà 7-2. I gol della Juventus li faranno Perin e Alex Sandro, mi sembra un pronostico corretto. Ciao a tutti, siamo pronti ad iniziare con questa diretta.
siamo pronti a iniziare questa diretta e dicevo, partiamo da Lucca Comics. Lucca Comics 2022 avete già visto sul sito e se non l'avete visto vi invito ad andarvelo a recuperare, un articolo che ho scritto su, diciamo, l'organizzazione generale dei comics, le mie impressioni su quello che abbiamo visto. Oggi faccio la versione completa, o meglio, mi spiego un po' di più dell'organizzazione di Lucca Comics. È stato bello tornare a dei numeri da Lucca Comics. È stato veramente bello tornare a vedere Lucca piena, quasi, quasi claustrofobica dalla gente che c'era. E questa claustrofobia, se devo dirlo, si è sentita soltanto negli stand. Negli stand c'era tanta confusione, in alcuni stand c'è stato anche un pelo di mancata organizzazione. Per esempio, grazie mille per il bell'articolo. Per esempio, stand Nintendo, ero con Francesco, che non penso sia in chat. Ero con Francesco, siamo entrati con il pass stampa, quindi diciamo evitandoci la fila all'ingresso. Poi, dopo aver girettato un po', abbiamo provato Splatoon 3, che è Splatoon 2 con un 3 al posto del 2. Io ho provato Mario Rabbids e ve ne parlerò a breve. E poi ci siamo messi in fila per andare allo shop di GameStop. Ora, ci sono delle persone che non erano interessate alle postazioni di prova, non erano interessate a girettare per lo stand e giustamente si sono messe direttamente in fila per accedere allo store di GameStop, che aveva delle offerte molto interessanti che ho sfruttato e ve ne parlerò a fine puntata di come le ho sfruttate. Praticamente l'organizzazione interna doveva essere una fila da chi veniva fuori solo per comprare allo store e una fila interna con meno priorità per chi doveva invece, per chi ha fatto le prove dei giochi e quindi ha fatto la fila principale e poi si è infilato per andare a comprare il gioco. Ecco, non c'era alla fine della fiera una vera e propria distinzione tra queste due file, creando qualche malcontento, creando un pochino di confusione, anche perché chiaramente lo stand Nintendo era uno di quelli con la maggior fila, perché l'ingresso era molto contingentato e era uno dei più richiesti. E questa è stata l'unica situazione, se devo dire, che ho vissuto come un po' mal gestita, ma non ingestibile. Ingestibile non mi sembra che ci sia stato niente, devo dire, considerando comunque la mole di persone che c'erano. Anche a parte quei punti principali della città nel quale è inutile sperare che non ci sia confusione, erano confusionari, sicuramente pieni di... Adesso verrò smontato. Infatti, proprio a queste due file sto facendo riferimento. E quello era questo è stato l'unico punto veramente complicato, secondo me, della gestione, quello della doppia fila. Quello per i pre-order. Tra l'altro ho visto poi a un altro stand il giorno dopo un'altra mega fila, perché anche lì c'erano le offerte, non mi ricordo se di GameStop o comunque di un altro editore, di un altro retailer, che anche lì erano molto 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 sfruttate. Per quanto riguarda... Sì, no, facevo proprio riferimento a quelle due file. Per quanto riguarda gli altri stand, particolare confusione da Lucca Comics non l'ho vista. Parlando degli stand, critico più che altro la scelta di PlayStation. PlayStation non ha portato un vero e proprio stand, non ha portato postazioni di prova, per esempio di God of War, che avrei provato volentieri. Non ha portato... Io controllo sempre se mi arrivano messaggi, perché per capire se ci sono problemi di audio, se... Anzi, ditemi, non l'ho chiesto oggi, sono molto maleducato. Ditemi se ci sono problemi di audio, se mi sentite bene, se sentite bene la musica di sottofondo, se le cose non si overlappano, come si suol dire, e se sentite tutto perfetto, vado avanti. Grazie mille. Allora, dicevo, Sony non mi è piaciuta la scelta di portare solo una postazione di streaming, perché aveva qualcosa da far provare e secondo me Lucca Comics è l'occasione adatta adesso per far provare cosa di nuovo. Anche Nintendo non ha portato tantissime cose, ha portato solo, appunto, di appena uscito Mario Rabbids, Bayonetta, non c'era per la prima volta da quanto ricordi una demo di Pokémon in anteprima, e quindi non ho nemmeno avuto modo di provare, magari musica basso un pelo, ok Matte?
non ho nemmeno avuto modo di provare Pokémon in anteprima, cosa di cui mi avrebbe fatto molto piacere parlarvi oggi, ma avremo tempo per parlare. E avremo molto tempo fra due settimane per parlare di Pokémon, ve lo posso assicurare. Ma ecco, appunto, non ci sono stati particolari panel di videogiochi importanti. Ce n'è stato uno sui videogiochi, molto 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 molto, e dico un'altra volta molto bello, che è quello di CD Projekt Red. Torneremo a parlare di CD Projekt Red proprio quando andremo a parlare di God of War, perché è necessario fare il confronto che tutti dobbiamo fare, quello tra God of War Ragnarok, gioco cross-gen, molto next e poco cross, uscito su PS4 e PS5, Cyberpunk 2077 uscito ormai un anno fa su cross-gen ma molto più cross di next. C'è una grande differenza e ha riaperto un po' questo capitolo e ne parleremo dopo. Parlando dello stand di CD Projekt Red, una bellissima mostra per i 20 anni della casa di produzione, con quadri, con artwork molto belli, la possibilità di giocare a Gwent con delle carte fisiche, quindi non il gioco digitale, possibilità di giocare con le carte fisiche contro i creatori del gioco. E poi ho assistito personalmente a un panel con due sviluppatori di CD Projekt che hanno parlato anche dei famosi problemi di produzione di Cyberpunk. Hanno parlato un po' di tante differenze. C'è stata una domanda emblematica che, appunto, vorrei riprendere dopo questo argomento in maniera un pochino più complesso, e questa è soltanto un'anteprima per quello che riguarda il dopo. Tornando a Lucca di Palo in Frasca, abbiamo altre cose molto interessanti. Panel sul metaverso. Ecco, qui si entra in un argomento molto molto complesso e ruberò qualche minuto per questo discorso. È molto difficile parlare di metaverso al giorno d'oggi, perché siamo in un momento in cui con metaverso si indica tutto, si indica niente, si indica alcune volte la realtà virtuale, alcune volte... Sì, ero proprio io che urlavo e incitavo le folle. Alcune volte abbiamo questa situazione in cui, appunto, si crea questa realtà virtuale nel quale uno può ricrearsi la propria vita in un altro mondo, però cioè, non è niente di più quello che si intende di quello che fanno da anni The Sims, in cui ognuno ha la possibilità di creare il proprio avatar. Certo, non sei in un mondo finto, ma sei in un mondo totalmente fatto di altre persone, virtuali ma comandate da una persona reale. Però spesso si fa confusione col concetto vero e proprio di realtà virtuale, il concetto dei visori, il concetto appunto di spazi tridimensionali nei quali ci immergiamo con una serie di sensori che ci permettono di vivere lo spazio virtuale come se fosse reale, con un'esperienza sensorialmente diversa. La realtà virtuale si può accedere tranquillamente da browser, ci sono diversi esempi, ci sono diverse applicazioni che tra l'altro a Lucca sono state presentate in questi ambiti, e ho fatto una prova che purtroppo non ho potuto filmare perché è difficile filmare i visori. Ho fatto una prova di un'esperienza di realtà virtuale che è stata chiamata come metaverso, in realtà era soltanto l'esplorazione di uno spazio 3D in realtà virtuale. E se devo dire, questa non è il tipo di esperienza che deve portarti a capire cos'è il metaverso. Il metaverso dovrebbe essere un nuovo tipo di interazione, un nuovo livello di interazione, e questo nuovo livello di interazione secondo me è ancora presto per vederlo, è ancora presto per capire cosa vogliamo e per fare in modo, cioè per capire dove può arrivare, per fare in modo che sia una cosa diversa rispetto a quello che che è The Sims, perché è veramente il paragone più facile da fare. E The Sims sono tanti tanti anni che è sul mercato. Per chi non sapesse di cosa sto parlando, The Sims è un gioco, penso, tra i più famosi della storia. Simulatore, life simulator, ognuno simula la propria vita. E adesso è molto interessante il discorso degli NFT. Diciamo, il discorso degli NFT o comunque...
questo discorso qui lo prendo. Però The Sims è un gioco appunto storico, un vero e proprio life simulator in cui ognuno può simulare la propria vita in toto. Ecco, la realtà virtuale e il metaverso, cioè più che altro il metaverso si pone di fare una cosa del genere, crearsi un proprio avatar virtuale che è in un mondo virtuale, che interagisce con altri avatar virtuali di persone reali che quindi possono costruire la loro vita, le loro relazioni all'interno di questo mondo virtuale. Non entro nel merito di questa troppa virtualizzazione della vita, perché è bello virtualizzare nel mondo dell'ingegneria informatica, virtualizzare è una parola fantastica, ma arrivare a virtualizzare la vita, secondo me è un passaggio molto importante. Ho paura che sia una moda momentanea. Penso che sarà una moda momentanea, a meno che non... La cosa che mi preoccupa è il livello di investimento che un'azienda come Meta, che non ha scelto quel nome a caso, sta facendo su quelle cose. Meta sta andando in una perdita paurosa per gli investimenti che sta facendo sul metaverso. Non sta entrando di moda, è un termine che si sente, che ha usato impropriamente, come tanti altri che ci sono in questo momento. Il metaverso, in questo momento il metaverso non è altro che un videogioco particolarmente elaborato per come è visto, più che altro che vive di una cosa che è secondo me veramente spaventosa, ovvero il fatto che il riconoscimento virtuale che si può ottenere nel metaverso, il fatto di mi laureo nel metaverso, possa avere per una persona la stessa valenza del mi laureo nella vita reale. O il fatto del posso comprare una macchina nel metaverso ha la stessa valenza del mi posso comprare una macchina nella mia vita reale. Ecco, questo è un aspetto che secondo me è molto complesso e secondo me dobbiamo capire. È molto difficile, però se pensiamo a quanto, cioè pensiamo anche al Covid, a quanto la nostra vita si sia spostata online, si sia spostata in riunioni virtuali, incontri virtuali. Io non ho mai visto dal vivo alcuni professori con cui ho dato esami, per esempio, perché gli esami li ho dati solo online. Pensiamo a quanto si stia spostando sul computer tutta la nostra vita. E ripeto, io sono a favore di tante cose su questo aspetto. Se non ci fossero state le videochiamate, se non ci fossero stati i videogiochi, se non ci fossero state possibilità di interagire, avremmo perso anche quel briciolo di socialità che ci rimaneva. Ma nel senso, arrivare a un estremo in cui quello che fai online ha una valenza solo online. Sto leggendo, Ecco, sì, cioè, questo spostamento, che quella vita lì sia poi quella che conta, ecco, secondo me è molto pericoloso. Lo dico sinceramente. Quello diventa molto pericoloso. Perché entriamo in un mondo di vita che non è più la nostra vita. E penso a situazioni come appunto gli hikikomori, che vivono della socialità online, la loro unica socialità. Penso a situazioni anche un pochino più complicate, ci sono, in cui gli avatar virtuali diventano la totale sostituzione dell'avatar fisico. Dietro ci sono dei problemi psicologici importanti a queste cose, perché non è normale questa cosa. E ripeto, la soddisfazione che può dare finire un videogioco, la soddisfazione che può dare portare il proprio avatar videoludico a completare un'avventura è innegabile, ma quella è una soddisfazione diversa dal, parlo per me chiaramente, dal Pietro che nella sua vita fa qualcosa che gli dà soddisfazione nella vita reale. Ho paura che la percezione che sta arrivando in questo momento sia quella di quello che succede nel virtuale sta diventando importante quanto, se non di più, di quello reale, perché spesso la vita reale non ci dà quelle soddisfazioni. E lì c'è un problema, secondo me, di fondo psicologico. E c'è bisogno di tanta attenzione in questa cosa qui.
in questi temi qui. Sì, sicuramente questo è un argomento, ora l'ho preso un po' così, non volevo entrare così deep nell'argomento, però sicuramente sarebbe interessante preparare un talk su questo argomento, con degli ospiti, con delle persone che ci possano aiutare. Torno sugli NFT, torno su... Sì, vero Matte, cioè ci stanno uno psicologo e un filosofo etico. Torno sul discorso degli NFT, perché gli NFT sono una cosa totalmente diversa. Cioè, si stanno integrando chiaramente nel metaverso, ma sono una cosa che in realtà anche nel mondo reale hanno una loro valenza. E secondo me possono aver senso. NFT, non fungible token, si tratta di una specie di certificato digitale di proprietà rispetto a elementi digitali. Sì, no, ma è vero, chissà davvero cosa si potrebbe fare. Comunque, dicevo, NFT, non fungible token, token digitali, certificati digitali che ti permettono di essere il proprietario, chi possiede questo NFT è proprietario della proprietà intellettuale digitale al quale è abbinato. Ci sono degli utilizzi che stanno diventando molto molto interessanti di questi NFT. Per esempio, Alfa Romeo, con la sua Alfa Tonale, vende cioè mette a disposizione anche un NFT della macchina al quale sono legati al quale è legata tutta la storia di manutenzione, quindi libretto di tagliandi, eccetera eccetera, della macchina. Di conseguenza questo è uno strumento che è realmente utile nella vita reale. Oppure appunto gli esempi di appartenenza di opere digitali, quindi chiaro, le immagini ormai sono di dominio pubblico e tutto il resto, però l'avere la proprietà digitale di un'immagine, pensiamo a un autore, no, i quadri che sono opere fisiche, è facile sapere chi ce l'ha, eppure ci sono le copie, ecco, ci sono firme, c'è tutto il resto. L'NFT è una firma digitale sulla proprietà di un qualcosa di digitale, appunto. Quindi io creo un'opera d'arte digitale, potrebbe essere una canzone, la canzone sono tutti diritti d'autore, quelle cose lì, creo un'immagine, creo un prodotto digitale. Ecco, la presenza di un NFT mi garantisce l'appartenenza di questa cosa. E l'NFT, come abbiamo visto, si può vendere. Quindi, come un quadro di Da Vinci, un quadro di Picasso può essere messo all'asta, può essere venduto, posso vendere la mia proprietà di quell'elemento, di quell'oggetto digitale, la mia proprietà di quella GIF. Sì, infatti tanti cantanti adesso possono fare NFT, tanto nel senso è una cosa che è scollegata dai diritti d'autore, è diciamo la proprietà di quella stringa di bit digitali dell'elemento. Quindi è una cosa molto diversa. Chiaramente nel mondo digitale, quindi nel mondo del metaverso, diventano i certificati di proprietà e hanno una valenza maggiore rispetto a quella che avrebbero che hanno nel mondo reale. Quando queste sono cose che però non riguardano solo il metaverso, sono cose che riguardano anche il mondo reale. Quindi è già un concetto diverso. L'NFT è una cosa che effettivamente può avere un'utilità. Cioè, che ha effettivamente un'utilità. Allora, adesso io mi sono scordato di prendere la borraccia e prendo quindi la borraccia, bevo un sorso d'acqua. Però fin quando non ci sarà un vero e proprio metaverso funzionante, avrà una poca valenza. No. Gli NFT hanno già una valenza. Adesso più internosso, cioè non una vera e propria valenza legislativa, però hanno già una valenza. Io però intanto mi vado ad abbeverare un secondo e poi passiamo all'ultimo punto di cui volevo parlare nei Lucca Comics, che è un'intervista che avete visto teasata su TikTok, ma che in anteprima speciale vi farò vedere su YouTube e la commenteremo insieme. Quindi vi faccio vedere l'intervista e commentiamo, perché tra l'altro c'è un altro tema interessante, quello del confronto tra YouTube e Twitch e comunque il futuro delle piattaforme. Datemi un secondo.
eccomi tornato. Momento ASMR di bevuta dell'acqua. Beh, è chiaro che in un metaverso ben funzionante gli NFT sono i contratti, quindi hanno una valenza ancora più importante. Non sono informato, troppo informato a livello legislativo della... Cioè, fai bene, anch'io non sono informatissimo, però non so che valenza reale abbiano, però sono certificati digitali. In quanto certificati digitali con firma digitale hanno delle valenze a livello, mi sembra che ci sia dietro blockchain agli NFT, quindi c'è dietro un sistema di sicurezza, quello che c'è dietro i Bitcoin, quindi c'è un sistema di sicurezza avanzatissimo dietro a queste cose, e questo permette di avere la garanzia che il possedere un NFT ti garantisce di essere proprietario di quella cosa. Quindi è un contratto digitale che non ha una valenza, penso non abbia valenza legale, però ha una valenza a livello informatico. A livello di contratti, anche lì dovremmo chiamare qualcuno esperto in questi ambiti, io non sono quella persona. Però torniamo a quello di cui volevo parlarvi come ultima istanza per il discorso Lucca Comics. Avete visto il teaser su TikTok, su Instagram? Oggi vi faccio vedere in anteprima, l'intervista è già disponibile su YouTube, ma non penso sia già stata sponsorizzata, quindi questa è la prima sponsorizzazione di questa intervista, che grazie a Alessio, che non so se è sempre in chat, però grazie a Alessio che l'ha registrata, grazie a Francesco che mi ha fornito e mi ha dato una mano nel preparare le domande e soprattutto nel contattare questa persona, questo content creator di caratura nazionale su temi che mi stanno molto a cuore. Non mi vergogno a dire che è uno dei miei creatori di contenuti preferiti, se non il mio preferito, e intervistarlo è stato un grande onore. Sto parlando di Francesco Cilurzo, in arte Saidonia, che ci ha concesso una decina di minuti del suo preziosissimo tempo a Lucca Comics per parlare di Twitch, di YouTube, dei suoi progetti, di come si approccia, non è Ciccio Gamer, non l'abbiamo trovato, per parlare di come si approccia alla piattaforma, alle piattaforme, di cosa è cambiato in 5 anni e magari di cosa potrebbe cambiare nei prossimi anni. Questi sono dei piccoli spunti, adesso in religioso silenzio mi chiedo anch'io, vi faccio vedere l'intervista e poi la commentiamo un po' insieme. Un secondo, perché chiaramente è tutto in religiosa diretta. Sbagliato. Pronti? Attenti? Via. Spero che voi la sentiate meglio di come la sento io. Si sente? Amici di Radio Eco, benvenuti a questa video intervista. Qui accanto a me, Francesco Cilurzo, in arte Saidonia. Francesco, come vuoi che ti chiami? Grazie benissimo. Saidonia va benissimo. Io sono Francesco, mi occupo di content creation da 7 anni. Prima partito con Pokémon, poi con i videogiochi per intero. Come prima domanda ci teniamo a chiederti, dall'inizio della tua carriera, che sei partito nel lontano 2015 se non vado errato, con i video praticamente in camera tua, fino adesso avere casa tua a Milano, uno studio, qual è stato il cambiamento più grande e soprattutto anche con un cambio di piattaforma abbastanza importante? Per quanto tu continui a usare YouTube, c'è adesso un importante... Sente, controllo un po'.
Amici di Radio Eco, benvenuti a questa video intervista. Ho qui accanto a me Francesco Cilurzo, in arte Saidonia. Francesco, Saido, come vuoi che ti chiami? Grazie mille. Va benissimo, Saidonia, va benissimo. Io sono Francesco, mi occupo di content creation da 7 anni. Prima partito con Pokémon, poi con i videogiochi per intero. Come prima domanda ci teniamo a chiederti, dall'inizio della tua carriera, te sei partito nel lontano 2015, se non vado errato, con i video praticamente in camera tua, fino adesso avere casa tua a Milano, uno studio, qual è stato il cambiamento più grande e soprattutto anche con un cambio di piattaforma abbastanza importante, per quanto tu continui a usare YouTube, c'è adesso un importante componente di Twitch. Qual è stato il cambiamento più grande in questo percorso? Beh, hai detto bene, proprio Twitch, nel senso che oggigiorno è possibile lavorare con YouTube come piattaforma di content creation, ma solo a dei ritmi molto diversi dai miei. Nel senso che YouTube è un tipo di piattaforma che funziona se produci sempre, tutti i giorni, magari video piccolini, però sostenuti nel ritmo. Dall'altra parte, invece, noi facciamo una cosa completamente diversa, che è video molto lunghi, ragionati, scritti per ore, e quindi ci mettiamo magari anche 2-3 settimane a pubblicare un determinato contenuto, e questo non ci aveva mai permesso di rendere la nostra passione un lavoro. Con Twitch tutta un'altra storia, perché con Twitch è possibile effettivamente lavorare. Il più grande cambiamento è stato mettere da parte dei soldi attraverso gli streaming e quindi poi poter fare quello che hai detto tu, cambiare casa, andare a Milano, aumentare il numero di attrezzature che sono a mia disposizione, poter investire ancora di più sul mio lavoro, collaboratori, dare lavoro a disegnatori, animatori, tutto il resto. Quindi si è evoluto tutto, ma è tutto partito dallo spostamento su Twitch. La prossima domanda è proprio sul futuro, no? Fra 5 anni, in questo mondo in cui tra l'altro il mondo della creazione di contenuti digitali si evolve alla velocità della luce ed è difficile starci dietro, dove ti vedi fra 5 anni lavorativamente? Sempre tra YouTube, Twitch, su questo tipo di piattaforme, oppure vedi qualcosa di diverso? È una domanda bella alla quale non ho risposta, perché se l'avessi sarei un indovino. Non lo so, tra 5 anni è impossibile prevedere dove io sia, perché internet è una piattaforma fluida e, come dico spesso a chi si vuole approcciare a questo lavoro, l'unico modo che hai per essere pronto a fare il content creator, il blogger o quello che ti pare a te è essere come l'acqua e prendere la forma della brocca, che però cambia di anno in anno. Quindi non so dove sarò tra 5 anni, perché tra 5 anni ci potrebbe essere un'altra piattaforma diversa da YouTube, diversa da Twitch, che si inventa un nuovo modo di raccontarsi su internet con dei ritmi che non possiamo immaginare, perché appunto adesso non esiste e io mi dovrò saper adattare. Quindi in linea di massima ti posso dire che tra 5 anni spero di trovarmi dove sono ora, cioè con la capacità di leggere, studiare, assimilare e interpretare la piattaforma di turno. Adesso parliamo magari un pochino più di quelli che sono i tuoi progetti, no? Quello che hai portato sulle varie piattaforme nel corso degli anni. Prima di tutto, c'è uno dei lavori che hai fatto che più di tutti ti ha dato tanta soddisfazione proprio personale? Allora, penso sicuramente al video che ho fatto quest'anno, un po' di stampo documentaristico su Logan Paul, la truffa degli oltre 3 milioni e mezzo di dollari. Mi sono molto divertito perché ho dovuto ricostruire fatti che in realtà non erano presenti in linea cronologica dettagliata in nessun video barra articolo al mondo, quindi ho fatto una ricerca proprio personale che mi ha richiesto settimane. In generale, quando si producono contenuti di stampo giornalistico sono sempre contento, perché è un po' la cosa che mi piace di più fare, il che crea purtroppo, per chi magari ha ascoltato anche la risposta precedente, un bivio poco piacevole. Su YouTube finisco per fare le cose che mi danno più soddisfazione artistica, ma meno compenso e retribuzione. Dall'altra parte, su Twitch faccio cose che mi piace fare, ma che sicuramente vibrano con me meno rispetto a un video di 1 ora e mezzo studiato, ragionato, che però sono la benzina principale di quel che faccio. Quel lavoro lì su YouTube mi è piaciuto molto, come mi è piaciuto l'approfondimento biografico su Takeshi Shudo, che arriva fino alla sua morte. Ho gradito ovviamente provare tanti giochi in anteprima negli anni passati e presenti, quindi penso a Pokémon, penso a titoli di Square Enix che ho provato, Nintendo in generale, la mia presenza alle E3, i miei viaggi in Giappone, ne ho fatte davvero tante e sono contento di un po' tutte. Però ecco, se devo scegliere cosa mi rende più felice, un bel video studiato, quello mi fa impazzire. Un'altra domanda su un altro dei tuoi progetti, forse quello che a livello temporale ti ha portato via più tempo, che è il torneo dei 7 fiori. E qual è stato, in un progetto, oserei dire così, completo, perché ha visto
organizzazione di streaming, organizzazione di tornei con la community, organizzazione anche di video animati, qual è stata la parte più difficile di un lavoro così complesso? Essere contento di quello che stavo scrivendo. Il torneo dei sette fiori è il più grande fine I'll do it myself della storia, nel senso che nel DLC di Pokémon Spada e Scudo non si erano spiegate alcune cose di Galar, ho deciso di farlo io dandone una mia interpretazione, permettendo ai giocatori di vivere i loro personaggi in una narrazione creata da me e adagiata anche alla loro. C'è una storia principale che va avanti nel corso del torneo dei sette fiori, che è durato 9 mesi. Quella storia principale mi ha purtroppo portato diversi ostacoli all'attenzione, perché all'inizio avevo un'idea chiara di come si sarebbe sviluppata, sapevo qual era il finale che voleva raggiungere, addirittura la scrittura del torneo dei sette fiori è partita dal finale e poi è tornata indietro, una cosa che per esempio accomuna il sette fiori a Nostos, il cortometraggio che abbiamo scritto con gli Slim Dogs e che è stato acquistato di recente dalla Rai. Comunque, mi ricordo che c'è stato a un certo punto un momento nel quale mi sono detto: e adesso come faccio a fare a questo personaggio questa cosa logicamente, rendendola credibile agli occhi del mio pubblico? Era l'episodio nel quale, ve lo racconto così nel dettaglio per chi lo avesse seguito, Iris viene scoperto da Ako. E avevo questo problema perché Ako è una persona estremamente intelligente, ma ragiona anche un po' come una macchina, come un bot, ma anche Iris lo è perché è un po' l'antagonista principale della serie. E quindi dovevo far scontrare due persone intelligenti e una doveva cogliere l'altra in fallo. E avevo il timore di far sembrare inevitabilmente il cattivo stupido, ma il cattivo non poteva essere stupido perché veniva presentato come personaggio intelligente. Quindi ho trovato vari escamotage per fare poi in modo che sì, il cattivo venisse preso, però non tanto per sua dimenticanza o suoi errori, quanto piuttosto per un modo di ragionare dell'altro personaggio che non solo è intelligente ma non è umano, è più simile a una macchina. Un'ultima domanda. Prego. Di tutti i progetti hai fatto tantissime cose, ma c'è qualcosa che invece vorresti fare, ma per certi pensi di avere paura, pensi che non possa funzionare, pensi che non sia realizzabile? C'è un progetto, un sogno nel cassetto che pensi che però non possa funzionare? Ti do la risposta, Chad, no. Nel senso che non credo che ci sia qualcosa di irrealizzabile. Il nostro lavoro si basa sul fatto di credere nelle idee che hai e dar loro forma. Se pensi una cosa del genere, probabilmente c'è un problema. C'è un problema perché non ci devono essere limiti alle idee che si possono plasmare e creare. Certo, ci deve essere logica, quindi non è che vai a creare format o progetti a caso, però se hai un'idea, prova a scolpirla. Questo è il consiglio che do a chi volesse lavorare nel mondo della creatività, indipendentemente poi da content creation o meno. Bisogna provare a scolpire un'idea, se poi non viene. Un altro consiglio che do è cambiare strada, cioè non committare, non mi viene in italiano, però non approfondire troppo l'impegno su un'idea che non sta riuscendo a essere sviluppata bene. Mi è successo sicuramente, però solo perché queste idee poi si sono trasformate e sono diventate qualcos'altro. Vi faccio un esempio stupido: l'Antico Chateau. L'Antico Chateau era partita come rubrica di racconto delle creepypasta, che erano già state scritte sul web, quindi io lì mi sarei ridotto al ruolo del narratore. Ci ho messo 2 episodi a dire: che cazzo sto facendo? Aspetta, no, non voglio fare questo, io voglio fare altro. E quella rubrica si è piano piano trasformata e ora è diventata qualcosa di completamente diverso, praticamente cronaca nera mista al mondo dei videogiochi, mista Pokémon. E anche lì non è che l'Antico Chateau fosse un progetto non realizzabile, semplicemente lo stavo realizzando nella maniera errata e non su misura per me. Saito, grazie mille per il tuo tempo e ci vediamo presto con altre interviste qua da Lucca Comics. Ok, mi ero mutato perché allora era la prima volta che la guardavo anch'io questa intervista, quindi l'ho guardata per la prima volta con voi e potrei fare un'altra ora di diretta solo su quello che Saido ci ha detto, e sono la cosa più bella di questa intervista, e lo dico da fan, è che in questa intervista non abbiamo parlato di Pokémon, abbiamo parlato di tante cose. Rimetto il mio amato sottofondo, eccolo qua. Non abbiamo parlato di Pokémon, abbiamo parlato di tutt'altro, abbiamo parlato di progetti, abbiamo parlato di tante cose interessanti. Il fatto che in questo momento
i posizionamenti digitali siano molto complicati, perché oggi siamo qui su Twitch e è la piattaforma su cui puntare, sul quale andare avanti. Fra 2 anni chi lo sa, fra 1 anno chi lo sa, fra 6 mesi chi lo sa, c'è già chi sta tornando indietro, c'è chi dice Facebook è meglio, quindi Instagram e TikTok sono un esempio. Instagram piattaforma che per i numeri è, però adesso TikTok sta diventando sempre più importante, addirittura sta arrivando BeReal con un format totalmente diverso e chissà come si evolverà. Siamo in un mondo che si rincorre sempre di più e è giusto dire, per chi fa queste cose ci vuole tanta elasticità. E poi anche il discorso su quello che vogliamo portare, il fatto che non si può pensare di fare qualcosa, di non fare qualcosa perché non ne vale la pena. Se uno pensa questo ha perso in partenza. E sono stato veramente contento, ho letto nella chat Corso che diceva felicissimo e soddisfatto delle risposte, non saprei esprimerlo in maniera diversa, non saprei esprimerlo veramente in maniera diversa. Sono stato veramente 10 minuti a guardarlo così, con quella faccia soddisfatta che si vedeva, che Alessio mi ha lasciato un pochettino, a guardarlo così, persona più felice del mondo, perché è stata proprio la soddisfazione di avere delle risposte sincere da una persona che ne sa di queste cose. Quindi anche, ripeto, tanta ispirazione dietro a una cosa del genere. Passo a quindi concludo questo discorso, dico andatela a rivedere, fatela vedere a chiunque si possa essere interessato, ma anche a chi non è interessato a questa intervista. E passiamo a qualche altro argomento. Passiamo a parlare di God of War. Passiamo a parlare di God of War, ve l'avevo promesso, Mario Rabbids sarà per un'altra volta. Parliamo di Sony e di God of War e parliamo di CD Projekt. Allora, altro trailerino, però questa volta rimango. Questa volta il trailer, ho scelto un trailer di God of War di un mesetto fa da farvi vedere. Giusto per, lo metto, questa volta rimango a schermo, ve lo faccio vedere accanto a me, giusto per avere qualcosa da vedere mentre parlo, ma lo metto in loop. Ok, lo mettiamo silenzioso. Datemi un secondo, vedete tutti i magheggi che faccio al volo. Ok, mi dovreste sempre sentire. Lo metto così. Sentite audio doppio, a regola no. Allora, lo metto al contrario, lo metto così, ecco. Bellino così, mi piace. Allora, God of War Ragnarok. La critica ne ha parlato in maniera incredibile, entusiastica e inenarrabile. Non si sente l'audio del trailer perché è staccato. È normale che non si senta l'audio del trailer. Ci parlo io sopra e lascio la musica. Vi faccio vedere solo le immagini. Tutte immagini in motore di, motore di gioco. Motore di gioco PS5 ovviamente in questo trailer. Ma il discorso che voglio fare, anche perché penso che ci siano persone molto più adatte di me per parlarvi di questo trailer e per parlarvi del gioco a livello tecnico, io ho visto qualcosa, ho ascoltato qualcosa ma non l'ho giocato, non ho più una console Sony per giocarlo. Volevo parlare del discorso confronto, volevo parlare del confronto tra la versione PS4 di questo gioco e CD Projekt. Dicevo prima, un panel molto interessante a cui ho partecipato proprio da appassionato, da curioso, di 2 sviluppatori di CD Projekt Red, che hanno raccontato tra le varie cose alcuni dei problemi di Cyberpunk, anche perché la gentilfolla che assisteva ha insistito con domande su quell'argomento. C'è stata una domanda molto interessante, che avessimo avuto l'occasione di intervistare questi poveri ragazzi che si sono presi tutti gli insulti per tutto il team, avrei fatto, che è stato il punto: ma come si fa a passare da un gioco come The Witcher 3, perfetto, Game of the Year, capolavoro, osannato dalla qualunque, come si fa a passare una cosa del genere a Cyberpunk, che su console current gen, ormai old gen,
è, come direbbe, spero che Twitch non mi voglia male per questo, ma io cito René Ferretti, è una merda. Come si fa a fare questo passaggio? Cyberpunk è stato un gioco che, se uno va a vedere l'ambientazione grafica, e ne parlavo con Alessio, mi sembra, nel provare appunto a intervistare queste persone, il punto forte di CD Projekt è l'ambientazione grafica, il setting dei mondi che creano. Qua chiaramente God of War è un punto di riferimento per qualsiasi cosa, e lì c'era appunto la creazione di un mondo che non c'entrava niente con quello di The Witcher, uno stile totalmente diverso. Infatti The Witcher ha originato una serie di un certo tipo su Netflix. God of War ha portato, sì, God of War, Cyberpunk ha portato Edge Runner quasi di stampo anime, quindi due cose totalmente diverse. Il trailer continuerà ad andare un pochino a ruota e mi farà un po' di compagnia, quindi due stampi totalmente diversi. E lì, diciamo, c'è stato probabilmente anche il prendere un pochino sotto gamba questo cambio di layer. Hanno detto che la complessità di Cyberpunk è estremamente più profonda rispetto a quella di The Witcher, e hanno forse un po' preso sotto gamba la cosa, e soprattutto hanno preso un po' sotto gamba come questa cosa potesse girare su la PS4, console che appunto compie 9 anni quest'anno. Ecco, uno dice, la console compie 9 anni, questi titoli al 2021, comunque anno di uscita della next gen, non ricordo se era già uscita da un anno o comunque era in uscita, tiriamo questi titoli direttamente sulla next gen, non facciamoci del male, non facciamo soldi su queste cose. Esce God of War Ragnarok e qui il discorso cambia. Il discorso cambia, potrei citare un altro gioco, lo farò più avanti. Io controllo sempre, intanto se do un occhio al telefono è per controllare che non mi stiano scrivendo per problemi tecnici. Quando sono da solo ho l'ansia di qualsiasi cosa. Dicevo, God of War gira splendidamente. God of War gira splendidamente su PS4. Chiaramente non è la stessa cosa di PS5, ci mancherebbe, ma è un gioco che ha 30 fps, godibilissimo, graficamente bellissimo per la console che ha quell'età, e quindi una soddisfazione enorme, una soddisfazione enorme per Sony, e un grandissimo problema per CD Projekt, perché si ritrova che, per fortuna, adesso il gioco è godibile anche su current gen, su all gen ormai, è un gioco che si ritrova ad essere a dimostrare più che altro che anche la all gen, con dovute ottimizzazioni, con i dovuti accorgimenti, permette di fare delle cose splendide. Volevo citare un altro gioco, il gioco che vado a citare è ovviamente Zelda Breath of the Wild, perché non chiuderemo una puntata di non chiuderemo nessuna puntata di Tech.eco senza tessere una lode a Sua Maestà Zelda Breath of the Wild, gioco più bello di sempre. È lo stesso discorso dello Zelda Breath of the Wild, che sulla Switch, che ha dei limiti tecnici importanti rispetto alla current gen e rispetto all'old gen, figuriamoci rispetto alla current gen, perché ormai PS5 e Xbox Series sono la current gen. Dicevo, Switch ha dei limiti importanti, Zelda Breath of the Wild li copre come può, ma è un gioco che ha, è praticamente anche antecedente e alla base di tutto quello che abbiamo adesso sugli open world. Quindi quando c'è una software house che lavora bene sull'ottimizzazione del gioco, questi sono concetti molto tecnici, molto da sviluppatore, quando si lavora bene sul motore di gioco, quando si lavora bene su queste cose qui, beh, alla fine anche console, cioè quando si riesce a spremere ogni minimo clock della CPU della console, si fa un lavoro splendido e si possono portare a casa grandi risultati anche su una console come Switch, su una console di generazione old, quindi console che avevano dei limiti importantissimi sulla velocità, perché sfruttavano delle architetture di memoria lentissime rispetto a quello a cui siamo abituati adesso. E più che altro siamo in un mondo in cui tutto questo è ancora più accentuato dalla PC Master Race, quindi il fatto di poter giocare
su computer che sono ultra pompati, che costano 2.000-3.000 euro, con schede grafiche fuori di testa, che permettono di avere delle possibilità grafiche, delle possibilità di potenza fuori dal paradigma console. Non cito il PC Gaming perché non ha senso citarlo quando parliamo di queste cose. Ecco, God of War è un grande esempio, soprattutto che non c'è solo un discorso di forza bruta, c'è un discorso di sviluppo fatto molto bene. Tantissimi complimenti a Sony perché ha creato un gioco completo. God of War rimane uno dei punti di riferimento per quanto riguarda un sistema di combattimento efficace, per quanto riguarda una storyline ben costruita, un grandissimo seguito che la critica ha acclamato in qualsiasi modo, giustamente. Quindi God of War, ottimo lavoro, e mette ancora di più le ombre su questo Cyberpunk che ha l'anno scorso aperto una voragine anche su poi tanti temi dello sviluppo dei videogiochi, come i crunch time, come tante cose che sono un po' venuti fuori e che hanno mostrato un po' qualche ombra dietro un mercato che si è espanso negli ultimi 10 anni in maniera incredibile, anche a livello di soldi che ci girano dietro. Il mercato videoludico è il mercato che porta più fatturato. Basti pensare che le schede da gaming, le schede grafiche da gaming, i processori pensati per il gaming in realtà sono di standard per poi tutte le applicazioni di produzione, anche a livello informativo. Chi fa machine learning prende le Nvidia 3090, 4090, perché sono le migliori anche nei task di intelligenza artificiale, perché i task di intelligenza artificiale più importanti sono quelli per i videogiochi. Quindi a questo cane che si morde la coda, che porta a avere nel mercato dei videogiochi veramente un fulcro importante, e quindi chiaramente è importante fatturare, è importante stare sul passo, e questo sta portando all'abbassamento medio della qualità di alcuni prodotti. A proposito della qualità di alcuni prodotti, mancano 3 minuti alle 7, io direi che è stata una puntata intensa, sono qui da solo e direi che faccio appunto i miei ultimi 5-6 minuti di conclusione e poi ci salutiamo. Volevo farvi uno spoiler rispetto a quello che ho comprato ai Lucca Comics. Ho comprato Pokémon Violetto. Venerdì 18 lo andrò a ritirare. Mi chiuderò probabilmente in casa. Mi chiuderò in casa per completarlo per 250 ore, uso me, nel più breve tempo possibile. E dovrei andare in onda. No, spacchettamento epico non penso che si vedrà, Hackers. Però sicuramente il 24, quando tornerà a Tech.eco, spero di trovare qualcuno che mi possa accompagnare in questo viaggio. Vi farò vedere qualcosa, non so se riuscirò a farvi vedere del giocato mio, però sicuramente andrò a prendere qualche gameplay, andrò a fare qualcosa tipo quello che abbiamo fatto oggi. Commenteremo soprattutto le mie impressioni e vi farò vedere la recensione del gioco. Non so se la farò anche scritta per il sito, ci penso. Sicuramente il 24 sarà la grande recensione di uno dei giochi che sinceramente mi incuriosisce tanto. Pokémon Scarlatto, Pokémon Violetto mi incuriosisce, ma non è che mi incuriosisce in senso positivo. Cioè, citando Mattia Binotto, è un gioco che devo ancora capire, perché tutti i giochi Pokémon che ci sono stati negli ultimi anni sono giochi che te sapevi cosa avresti giocato. Io faccio veramente fatica a capire che cosa avrò tra le mani tra 8 giorni. E da un lato è interessante questa cosa, da un lato mi spaventa. E non vedo l'ora di scoprirlo di solo entusiasmo. L'ultimo trailer mi ha caricato tanto, ma vedremo come portarlo. Io penso che ci sarà tanto da dire, e penso che buona parte della prossima puntata di Tech.eco, così vado a fare la conclusione di questa puntata, la buona parte della prossima puntata di Tech.eco sarà dedicata alla recensione di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, ma Gimme Gold Top Pokémon è il cane, vero? Mi sembra di sì, e allora siamo d'accordo. Comunque c'è la bomba del trailer di martedì che ha mostrato una cosa super interessante. Ah no, Gimme Gold qual è? È lo scrigno. Ora i nomi di quelli nuovi ancora faccio fatica. Il cane è bellissimo.
Lo scrigno, sì, no, io vivo per il cane, vivo per il cane, mi dispiace. Non mi ricordo come si chiama, ma quello è bellissimo, quello spolverino spettrale è bellissimo. Dicevo, ci vediamo il 24 novembre con recensioni di Pokémon Scarlatto e Violetto e altre cose che magari sono successe nel corso di queste due settimane. Io vi ringrazio per essere stati con me in questa oretta di chiacchierata. Il 24 vi prometto che non vi ammorberò solo con la mia voce, farò il possibile per avere un po' di compagnia. E vi ricordo che questa live la ritroverete ricaricata sul nostro canale YouTube Radio Eco Unip, dove potrete rivedere tra l'altro l'intervista che abbiamo fatto a Saidonia e potrete vedere anche altre interviste che piano piano verranno caricate. Anzi, ringrazio tantissimo Alessio, Francesco e Antonio che hanno fatto tutto il lavoro insieme a me di preparazione di interviste. Hanno contattato ospiti, hanno contattato un mucchio di gente, stanno scrivendo articoli, stanno facendo tantissime cose. Andate a vedere su tutti i social, Instagram e TikTok, radioeco_unip, sito radio-eco.it, YouTube radioeco_unip. Andate a vedere tutto quello che stiamo pubblicando su Lucca Comics. Stiamo continuando, anche a distanza di 10 giorni dalla fine della fiera, a sfornare roba, perché abbiamo fatto veramente tante cose e continuiamo a cavalcare quest'onda. Ci sono tutti gli altri contenuti, stanno per arrivare una valanga di nuovi programmi, ve lo posso dire con un pochino di anticipo. Dai prossimi mesi comincerete a vedere comparire tante facce nuove sulla nostra piattaforma e non vediamo l'ora di portarvi tante cose nuove, non vediamo l'ora di vedervi sempre di più qui con noi nelle dirette di Radio Eco. Io ne approfitto a 9 secondi dall'ora di diretta per salutarvi, per ringraziarvi. Ci vediamo tra due settimane con la prossima puntata di Tech.Eco. Ciao.